Alla vigilia dei funerali di Valerio Catelani e Daniela Bertoneri, oltre 1000 le persone che, nella serata di mercoledì, hanno voluto ricordare i duellisti con una fiaccolata lungo quella strada maledetta in cui la coppia ha perso la vita domenica notte nel corso della quarta prova del 47esimo Coppa Città di Lucca. Un lungo corteo, partito dalla chiesa di Sant'Ilario di Brancoli, ha raggiunto il luogo dove è avvenuto l'incidente per depositarvi fiori, lumini, fotografie. Dopo un minuto di silenzio, proprio di fronte al fossato in cui ha finito la sua corsa la Peugeot 207, un caro amico di Daniela ha voluto ricordare la coppia. Tra amici, piloti, familiari, anche Silvio Terrosi del team Camaiorese, che aveva preparato la vettura a Valerio e Daniela e che tramite Omnicorse ha dato la sua visione dell'incidente, sostenendo che questo è stato causato presumibilmente da un errore umano. Queste le parole di Terrosi. L'equipaggio si era girato con spegnimento della vettura al tornante situato a circa 1,2 km metri prima della curva dell'incidente. Dalle traiettorie e dalla violenza dell'urto, la cosa più probabile che può essere successa è che il pilota non abbia capito che la curva chiudeva. Testimoni hanno sentito che nel punto in cui le altre auto hanno scalato, Catelani ha messo un'altra marcia. La corta frenata ben poco ha potuto rallentare la vettura. La squadra ha fatto una ricostruzione dell'incidente, aggiungendo che la Peugeot 207 S2000 non ha subito alcun cedimento. Ovviamente poi sarà il super perito a chiarire ulteriori dettagli su quanto accaduto, facilitando le indagini della procura, che sembrano ora incentrarsi maggiormente sull'organizzazione della gara e sul posizionamento dei commissari. Si allontana l'accusa di omissione di soccorso per i piloti che succedevano l'equipaggio 7, anche se non è tramontata l'idea che l'auto potesse essere vista. Ipotesi questa che viene smentita sempre su Omnicorse da Jacopo Giannecchini, uno dei tre piloti transitati dopo Catelani e Bertoneri, che appunto afferma di non aver visto nell'auto nelle fiamme. Si presume che sia sotto la macchina. Ragazzi, liberate che